paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. Saluto tutti e ringrazio per essere qui stasera, ringrazio soprattutto Anna per aver scelto la nostra location per la sua prima presentazione. Ed è estremamente interessante perché in poche pagine riesce comunque a raccontare quella che è la battaglia del 600 con tante peculiarità e con tante cose che molte volte noi ignoriamo totalmente. Ci ha messo dei personaggi del 600, tutto quello che è l'architettura del 600, con le chiesette, tante chiesette che avevano a battaglia, molte, troppe, tante. Tante, non ti rubo niente a te, rielaborata, quella che abbiamo fatto insieme anche le mani. Sono stampato 50x70 che si prestava ad essere esposta nelle case, nei luoghi pubblici e nelle scuole, soprattutto nelle scuole, perché il progetto ieri come oggi è indirizzato ai ragazzi di età scolare per incentivare la conoscenza del territorio tra le giovani generazioni. Ovviamente, come dicevo prima, è indirizzato anche a tutta quella vasta platea di persone che, pur non essendo addetti ai lavori, pur non trovandosi più nel percorso formativo scolastico, hanno curiosità e interesse a conoscere la storia, no, del proprio paese. Poi si sa, la vita, corri sempre, i figli, la famiglia, gli impegni, eccetera, magari rendono difficoltoso questo approfondimento, a volte mancano anche gli strumenti. Quindi, proprio nell'ottica degli strumenti, questo libro intende essere uno strumento. Volutamente il linguaggio utilizzato è un linguaggio semplice, scorrevole, alla portata di tutti. E per fare questo si è realizzato il libro in una logica di micro learning, che sarebbe un ambito che è in tendenza crescente e utilizza pillole di conoscenza relative a uno specifico argomento. In questo caso l'argomento specifico è la storia di Grottaglie e la reinterpretazione di spazi già noti. Come struttura del libro si articola con una parte centrale che riguarda le chiese. Sono 26 tra chiese. Mi si potrà dire, vabbè, ma sono piccole cose. Può darsi che siano piccole cose, ma la storia è fatta di dati certi e di documenti. Poi noi dobbiamo pensare anche ad un'altra cosa. Il macro scenario della storia generale è fatta dai micro scenari, no? Delle tante storie locali. Ora, se nelle storie locali ci sono delle inesattezze e tu le porti nel quadro generale della grande storia, vai a creare confusione, ben minimo, oppure dei veri e propri falsi storici. Per quanto riguarda invece il ragionare, quando io dico storia ragionata, ci sono tanti eventi che sono rimasti nell'immaginario popolare, no? Come il Cicinelli, come i manoscritti del Caraglio che non vennero stampati, come l'omicidio di Giacomo d'Atri che viene addebitato a un delitto d'onore e non a un delitto politico. Come le mura il caso, si ragiona su queste cose, si fanno delle ipotesi e si fa in modo che anche il lettore ragioni insieme all'autore, ma chiaramente non si danno dati certi, non è che si può dire no, le cose stanno così o in quest'altro modo. È tutto un crescendo, cioè bisogna ragionarci sopra. C'è Nino Fezza, che è un reporter Rai, anche un corrispondente di guerra, lui dice la storia anche raccontata male, ma va raccontata perché altrimenti non esiste. Però siate sempre curiosi, non accontentatevi di quello che dice Tizio, di quello che dice Caio, anche fonti autorevoli, no? Si possono sbagliare, perché non è detto che siamo, cioè non siamo infallibili. Poi quando si dice ma la storia è statica, la storia è quella, no? Non si può cambiare. Come per esempio di recente ho letto che in un fossile d'ambra è stata trovata una formica legionaria di oltre 1000 anni fa. E adesso si va a riscrivere la storia di quella formica, no? Di quell'epoca, perché cioè, è come se in un fossile d'ambra palpitasse la vita, e quindi la storia è storia viva che si muove insieme a noi. Non possiamo pensare che è successo, cosa fatta capo. È vero, il passato non si può cambiare, però si possono utilizzare diverse chiavi. Ora, di io mi fermerei qua. A questo punto avrei dovuto dare la parola, anzi già da prima avrei dovuto dare la parola
al prefatore, al relatore, che purtroppo non è come questa sera. E comunque Giuseppe Stea, anche nella prefazione, è sulla stessa lunghezza d'onda di quello che io ho detto, soprattutto per quanto riguarda il discorso del macro scenario e del micro scenario. Comunque vi posso leggere un pezzettino suo, perché insomma mi sembra giusto. Devo cambiare gli occhiali. Sì, ormai sono diventata cieca, infatti boh, non vi vedo più, vedo tutte le facce che è meglio da allora io vi leggo la parte finale. Lui dice: no, il lavoro di Anna Montella si inserisce in un quadro complessivo sia a livello provinciale che nazionale, che vede una crescita notevole di quella che viene definita talvolta con spirito non proprio positivo storia locale. Ritengo positiva questa crescita di attenzione, così come ritengo negativo l'atteggiamento presuntivamente aristocratico di chi tende a sminuire il valore della storia locale. La grande storia, è stato più volte sottolineato da storici ben più importanti del sottoscritto, è a ben vedere la somma di tante piccole o grandi storie locali. Cioè, che era quello un po' che dicevo prima. Il discorso è che la grande storia, no? Il macro scenario, non è che nasce da solo, è un insieme di tante storie locali che ciascuno racconta. A parte il fatto che bisogna mantenere la memoria viva e quindi insistere sulle giovani generazioni, perché sono quelli che corrono il maggiore rischio di una desertificazione della memoria. Poi io vedo tra di voi che ci sono delle persone abbastanza ferrate in materia. Cominciate a parlare voi, a dire qualche cosa voi. No, io vorrei chiederti una. Tra i tanti documenti tuoi si parla di 100 torri. 100 torri logicamente sarà stato detto per cercare di rendere ancora più simbolicamente grande Grottaglia a livello di difesa. Ma chi è che ha abbattuto queste torri? Vabbè. Delibera, la delibera, si parla di Pignatelli dalla fine del secolo. Pignatelli ha fatto abbattere, ma gli hanno scoperto allora a quello del 1800, le torri all'epoca, e il latino è, se uno lo studia, erano delle strutture difensive semovibili. Erano le torri in latino in quel periodo, erano strutture difensive. Non so se avendo l'idea. Probabile che sia un'iperbole utilizzata nel periodo del 600, cioè era anche un'iperbole. Era anche un'iperbole, però le 100 torri, le torri, le turri. Fisicamente è impossibile che potessero esistere. Esattamente, cioè quindi erano delle strutture in legno alte. Di questo, di questa storia qua, si doleva non poco il teologo contemporaneo Carmelo Pignatelli, che definì, tra virgolette, vandali più vandali dei vandali, l'istruggitore della iscrizione. La vedo di una attualità incredibile. Non conoscevo il greco. Devo ringraziare il mio correlatore, che purtroppo è assente perché ve l'ho detto, in disposizione. Giuseppe Stea è uno scrittore e uno storico di Taranto, che ha curato anche la prefazione del libro, e lo salutiamo ovviamente, augurandogli di stare bene al più presto. Poi il libro è secondo me un libro, è sempre un progetto, non è soltanto l'autore, no, che ha scritto il libro eccetera, poi ci sono tante collaborazioni. Nello specifico va sicuramente ringraziata Carmela Montella, che ha curato la parte fotografica all'interno del volume e in prima di copertina. Anche sua sorella, giusto? Sì, è mia sorella. Poi Pasquale De Angelis e Alessandro Lenti, che hanno realizzato le illustrazioni, e Salvatore Britannico, che ha fornito le foto d'epoca. Ovviamente poi tutti coloro che a diverso titolo, no, si sono adoperati, si stanno adoperando anche questa sera per la buona riuscita del progetto. E tutti voi, come ho detto, siete stati tanto coraggiosi, no, che avete sfidato la tempesta per stare qua. E ultimi e non ultimi vanno ringraziati anche gli organismi in locandina. Sono organismi nazionali e internazionali con cui talvolta collaboro, e loro hanno voluto farmi sentire la loro vicinanza con il patrocinio culturale in locandina. Quindi ringrazio l'Accademia Tiberina già pontificia, fondata a Roma nel 1813 da Gioacchino Belli, la Camerata dei Poeti di Firenze, che è un sodalizio culturale e storico del 1930, che tra i suoi
fondatori annovera Giovanni Papini, il circolo ITLAC insieme per la cultura, il sodalizio Assa Signoressi per una cultura etica, il sodalizio culturale, vado a memoria, il sodalizio culturale Rete Parallele, quindi il Cipressino d'Oro, il Figuanis International, che è un organismo di volontariato internazionale, il Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi, il Cenacolo di Arti e di Lettere delle Nove Muse, sì esatto, di un organismo internazionale di scrittori e di artisti, e l'Unione Mondiale dei Poeti per la Pace e la Libertà. Quindi questi sono organismi che sono tutti fuori, non stanno a Bruttaglio ovviamente. Un libro per passeggiare tra le vie di Grottaglie o per raccontare altro? Allora, soprattutto per raccontare altro, perché per passeggiare per le vie di Grottaglie ci sono già, c'è Grottaglie per esempio, no? Che lo fa con grande passione e con grande professionalità. Io ho preferito raccontare, perché la mia formazione è quella di narratrice, quindi io racconto Grottaglie. Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti. Restate in contatto con noi seguendo il nostro canale YouTube, i siti, i blog e la pagina Facebook del Caffè Letterario La Luna e il Drago, e state con noi semplicemente. I came in there.